Il transito delle particelle nei liquidi e nelle cellule non avviene a caso, ma dipende dalla grandezza, dalla polarità e dalla concentrazione delle molecole che li compongono. Cosa accade se aggiungi una zolletta di zucchero ad un bicchiere pieno d'acqua? Dopo un po', l'acqua del bicchiere risulterà tutta dolce. Come si spiega quello che è accaduto? Lo zucchero si sposta dalla zona dove è più concentrato verso la zona dove è meno concentrato, cioè si distribuisce secondo un gradiente di concentrazione. E in breve il movimento continuo delle particelle di zucchero renderà dolce tutta l'acqua, essendo la concentrazione diventata uniforme. Questo processo è detto diffusione passiva ed è un movimento spontaneo di particelle che avviene senza utilizzare alcuna energia. Tale processo è molto frequente nelle cellule e consente ad alcune molecole come l'ossigeno, l'anidride carbonica e l'acqua di attraversare la membrana cellulare. Zuccheri, sali minerali e aminoacidi invece non possono attraversare la membrana spontaneamente perché sono troppo grandi o perché presentano una carica elettrica. Il loro passaggio avviene sempre secondo gradiente, ma grazie alle proteine di membrana, dette proteine canali, che creano una sorta di corsia preferenziale per agevolare l'ingresso nella cellula di una determinata sostanza, questo processo è chiamato diffusione facilitata. La membrana cellulare quindi si lascia attraversare dall'acqua solvente, ma non da zuccheri o da sali minerali soluto. L'acqua è il principale solvente presente nelle cellule e serve a sciogliere tantissime sostanze. La sua diffusione attraverso una membrana è detta osmosi. Quando una membrana separa due ambienti che presentano concentrazioni diverse, l'acqua spontaneamente si sposta verso la zona dove la concentrazione del soluto è maggiore, come se il soluto attraesse il solvente che si trova al di là della membrana semipermeabile. Una cellula può trovarsi immersa in ambienti diversi e si può osservare che, nelle soluzioni ipertoniche, una cellula è immersa in una soluzione nella quale la concentrazione dei soluti è maggiore della propria. Essa quindi perde la propria acqua e si raggrinzisce. Nelle soluzioni ipotoniche, la cellula si trova all'interno di una soluzione con minor contenuto salino, quindi assorbirà l'acqua dall'esterno e si gonfierà. Nelle soluzioni isotoniche, invece, i due ambienti presentano la stessa concentrazione. Le molecole d'acqua attraversano la membrana nelle due direzioni in ugual misura e la cellula mantiene costante la propria forma e il proprio contenuto.